Allora, siamo a Baku, Azerbaigian. Andiamo, vediamo e combiniamo. Ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Calma. Finché non finisco, non è finita. Anche se prendiamo una posizione va benissimo. Leclerc si migliora ancora. Io non vedo niente qua. Vacci piano, l'auto non può Stai sopportare altri danni del zitto! genere. Ma stai zitto! Fammi fare il giro! Mio Dio, mi parli in curva! Madonna mia, sei peggio delle ragazze, frate! Dentro Charles! Dentro Charles! Quindi tappi la bocca, Giorgio. Però vedo un fucsia. Per carità, non sarà pole, ma va bene comunque. Va bene comunque. Sappiamo che un po' possiamo farcela. Un minimo. Un minimo possiamo farcela in gara, calma. Ci miglioriamo di quasi un decimo. Guardate come plafona perché abbiamo batteria. Siamo migliorati di pochissimo. E la gestione della batteria l'abbiamo sbagliata, Noni. L'abbiamo sbagliata, ragazzi. 3, 4, 5 sui motori per il Via al Gran Premio di Baku, cercando di... Anzi, possiamo provare a fare un po' di punti su Max. Attenzione, Alonso quasi spacca l'ala immediatamente alle McLaren e mi attacca subito Ricciardo. Ricciardo, non dovresti essere a casa in questo momento? Ovviamente un saluto a Ricciardo che ci segue sempre in live. Guarda quante batterie usano, ma quanto siete veloci, signori. Quanto cavolo siete veloci. Oh mio Dio. Devo difendermi. Devo difendermi. Mannaggia tutte cose. Ricciardo, ti ho detto che devi stare a casa te. Non vedo nulla con questa. Con tutto questo buio. Non vedo nulla con tutto questo buio. Calma, macchina messa bene. Ricordiamo che le gomme hard saranno quelle gomme che ti potrebbero far vincere la gara da un momento all'altro. Sì, qua... Ricciardo, se magari freni... Ricciardo, se magari freni ti posso lasciare in vita la tua ala, eh? Te lo dico. Mamma mia, una partenza... Da incubo, perché mi pattina così tanto dietro? Perché mi pattina così tanto dietro, chat? What the fuck? Incredible. Ricciardo con la rotta e partenza da incubo. Io mi auguro che Verstappen sia ancora dietro e non mi abbia passato. Non lo vedo nella griglia. Ma continui, Ricciardo. Ricciardo non va in box. Ma com'è eroga non ha batteria, Questo giro potrai ragazzi? usare il DRS. Ricorda però che è consentito Ricciardo. solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo Ragazzi, dall'auto Ricciardo davanti a comunque ce te. l'ha con me, eh. Ricciardo comunque ce l'ha con me, cioè intendo. Fatti un esame di coscienza, bro. Mi stai affiancando tutto il tempo. Influisce Non sulla usiamo troppa direzione delle batteria nostre perché non abbiamo gomme. nessuno Cerca di davanti su cui sorpassare. accodarci con l'ERS. Quindi sarà un po' complicato. Hamilton è secondo per ora. Hamilton per ora è secondo. E quelli dietro potrebbero guadagnare quel decimo che li possono portare nella zona di RS. Che erroraccio. Mamma mia, non sto in pista. Non sto in pista. Ma dietro che si è creato un blocco? Condizioni delle gomme ancora Che ottime. parto oggi, signori. Non riesco a stare in pista. Non riesco a stare in pista. Non so perché. Non riesco a far trazionare il posteriore. Oh, in qualifica ce la facevamo, cioè, nel senso non mi dava problemi in posteriore. Ora invece con le medie non mi trovo. Forse con le hard mi potrei trovare meglio, ne sono quasi sicuro. Ok,
Ok, distanza dal compagno di scuderia 11. Perché mi lagga così secondi. Tanto? Ci avviciniamo tantissimo, proviamoci ora. Erogherà tantissima batteria per cercare di scappare. Loro qua trazionano da morire. Però ci devo provare. Nel secondo settore risparmiamo tutta la batteria. Ok, Mike, dentro. Davanti c'è Magnussen. Non possiamo permettere che quell'auto giri troppo a lungo. Mamma mia, stavo per tirare un urlo, vai, che avevo paura che mi prendesse. Fatto. Allucinante. L'obiettivo. Ottimo lavoro. Ora 3-4. Ce l'abbiamo il passo. Ce l'abbiamo il passo per andare a prendere. Qua però vado troppo largo. Qui sbaglio. Qui sbaglio. Buono. Dio santo, quest'ala. Ala rotta sulla parte destra. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Ho fatto una curva, già ho sentito l'ala rotta praticamente. Ma va bene, va bene, va bene, capita. Ok, siamo staccati da Magnus. Dobbiamo andare a riprendere Piastri qua davanti. Ragazzi, io mi fido di voi. Box. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Che è questo lag? Cosa era questo ala? Cos'era questo lag? Aiuto. Non facciamo la fine di Ricciardo, calma. Loro hanno gomma usata, noi dobbiamo sfruttare il nostro vantaggio. Via, 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 via. Non facciamoci passare da Ricciardo. Bandiera gialla, non ci credo. Bandiera gialla, non ci credo, si è girato una Ferrari. Guarda, ora esce bandiera rossa e mi mette a piangere. Guarda, eh. Guarda che ora esce una safety e mi mette a piangere. Devi finire la gara con il... È ripartito. Ma no, ragazzi, mi distraggo, Baku. Non capisco un cazzo queste ombre. Scusatemi. Dio mio. Però tutto questo ti ha girata una Ferrari. Non vorrei che ci sia poco grip sulla pista. Ed è questo il motivo per il quale sbinnavo sempre oggi. Cerchiamo di passarli subito. Che ti precede appena montato gomme dure. Gomme a mescola dura. Lo vedo, lo vedo. Lo vedo, ma qui è difficile infilarsi. Appena un po' prima. Magnussen è lento in curva. Passiamolo come ha fatto Alonso. Non mi chiudere. Mi chiude, mi chiude. Magnussen, non puoi, mi dispiace. Passato Magnussen, don't waste time. Proviamo a usare, se riusciamo, il DRS di Yuki per provare ad andare a prendere quelli davanti. Per ora 8 decimi, andiamo forte in questa curva. Lewis ai box. Ha imboccato la corsia dei box. Ripeto, Lewis ai box. Bene, ingegnere. Cioè arriva a massimo 3.33 senza usare batteria, ok. Proviamo all'esterno su Yuki, dentro con tutto il lag del mondo. Siamo davanti. Oggi siamo con Sainz, è buono. Anche se abbiamo cambiato l'ala, ragazzi, stiamo andando da Dio. Pensate se non la cambiavamo. Ma Sainz ha qualche problema e va così lento? Va lentissimo Sainz, wow. Esterno, all'ala rotta. Ma Sainz c'è il box con l'ala rotta. Ah, forse era lui che si era girato e non hanno cambiato l'ala. Fatto, hai conquistato. Ecco perché è posizione. Così lento. Distacco dall'auto davanti. 6,1 secondi. L'end plate di destra rotto. E Sainz comunque riesce a tenere il mio ritmo. Non comprendo perché non mi frena. Non comprendo perché non mi frena. Non rientrerò assolutamente. Non mi sembra nemmeno che freno troppo in là io, eh. Non mi sembra assolutamente freno troppo in là. Che lag. Dobbiamo suonare da dietro. Cerchiamo di provare a passare Sainz. Però è lentissimo qui. Quanto perdiamo? Quanto perdiamo? Forza Carlos, mio Dio, quanto sei lento. Io ho la rotta, ma non mi sembra andare così tanto lento sulle curve. Non mi sembra assolutamente. 3.43, 3.45. Quanta velocità di punta c'ha questa Ferrari? Quanta? Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Sì, ingegnere, ma se tu mi dici il motivo per il quale laghi, ti potrei sistemare. Sei incommentabile. Oltre che nella guida, anche a sentirti. Mamma mia, quanta per... No, comunque
La batteria è strada a studiare su questo gioco. È veramente strada a studiare. Perché ho sprecato tutta la batteria per... inutilmente. E Max per ora è dietro. Peccato che sta in lotta Sainz, che altrimenti si ficcava davanti e stavamo a posto. Verstappen gomma media nuova, ma noi è come se avessimo gomma nuova. Lui ha un vantaggio di circa per 3G. Dopo inizierà ad avere il nostro stesso ritmo. È rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Tranquillo ingegnere. Tranquillo ingegnere. Abbiamo solo un'ala che non funziona contro Max Verstappen. L'ho provato a buttare a muro. L'ho provato a buttare a muro per il meme. Non ci sono riuscito, scusatemi. Vi prego, non siate delusi da me. Ci ho provato a buttarlo a muro, lo ammetto, per il meme. Ma non ci sono riuscito. Abbiamo passato un altro, siamo avanti. Oh! Questo è il karma. Hai subito un danno. Questo è il karma. Rientra ai box prima no, no. che diventi un problema serio. Problemi. Bandiera gialla. Ma c'è una stecca che si era girata, non ci credo. Perché non esce la safety car? Perché non esce una safety, signori? Bandiera rossa, bandiera rossa. Non ci credo. Non sorpassare, safety per car. Favore, ci vediamo nella corsa. Bandiera rossa. È esplosa, Foggia. Ma gli ufficiali non prevedono. Incredibile. Bandiera rossa, si era fermata in pista la Mercedes. Questo non si sa il motivo. Calmi, alcuni hanno le soft addirittura. 3, 4, 5, 8 sui motori. Il via. Quanto laghi il gioco. Vedo curva 1, la vedo. Mi ci infilo. Non mi ci infilo più. Quanto lagga. È inguidabile comunque, Mi infilo su Ocon, tanto era lento. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo. Mamma mia. La sua energia. Ah, ho capito perché non c'era la safety. Perché c'era... È vero ragazzi, ci avete ragione. Perché Melender è in... È in vacanza. Ma voi lo sentite che lagga il gioco? Dentro su Sainz, Hamilton ha fatto un favore, Dentro. Andiamo a riprendere le posizioni. La tua ala anteriore è danneggiata. No. Vi giuro, non ce la faccio. Sto per sbloccare. Ragazzi, no. Scusate, non ce la faccio. Gli errori sì, ma vi giuro ragazzi, è di oggi. Inguidabile. È fottutamente inguidabile. Sì, no, vabbè, poi sbaglio io, per carità. Però ragazzi, vi posso giurare che era inguidabile. Curva 1, curva 2, curva 3, l'ho fatte tutte con bloccaggi che non riuscivo a fare nulla. Però fermi. Incontro segreto scuderia Ferrari. Incontra una scuderia per vedere se è adatta per un possibile trasferimento in futuro. Lo facciamo domani. Io direi di farlo domani. Andiamo a vedere cosa vuole la Ferrari. Oh, oddio! Oddio, c'è Vasseur! No, vabbè, ma che bello il pedatone. Da grande vorrei avere la stessa stempiatura di Vasseur. Allora, incontro scuderia Ferrari. Concludi trattativa. Scuderia Ferrari HP ha tutte le intenzioni di ingaggiarti. Frederic Vasseur è qui per incontrarti. Ragazzi, che vogliamo fare? Accettiamo o non accettiamo? Concludiamo la trattativa o non concludiamo la trattativa? La concludiamo? La concludiamo? Oh damn. Oh damn. Oh Dio del Dio. Charles Leclerc primo a Baku e Sainz primo a Monza, sì, dove sono esploso. Allora, nome del padre, del figlio, dello Spirito Santo. Signori, possiamo dirlo? Schumacher torna in Ferrari. Schumacher torna in Ferrari. Minchia, ma manca una stretta di mano. Ma Vasseur si può rimanere. Allora,
ho una notizia buona e una cattiva. La buona è che l'incontro è andato bene. La cattiva? Beh, i tuoi attuali datori di lavoro hanno scoperto tutto e non sono molto contenti. Preparati a prostrarti ai loro piedi. Questo potrebbe diminuire il loro apprezzamento nei tuoi confronti. Signore e signori, Michael Schumacher a fine stagione andrà nella famigerata Ferrari. Buono, possiamo definirci tornati in campo dal prossimo anno. Gran Prix di Singapore. Via. Parte il giro di Schumi. E parte anche una sub. Arrivo subito, signor sub. Un secondo. Che facciamo questo giro, andiamo a prenderci la pole. Te lo dedico. Chiunque tu sia. Primo settore ci miglioriamo. E già prima era da pole. Già prima era da pole il giro. Fucsia, attenzione che non prende track limits. Oddio, sono andato lunghissimo. Tutto quello che abbiamo guadagnato l'abbiamo perso, ma va bene comunque. Dobbiamo migliorarci qui. Il protettore è sempre stato il nostro forte, di tantissimo. 1.26.1 max. Si è avvicinato al nostro tempo di prima. Il problema è che i tempi devono essere replicati se non sconfitti e battuti, quindi con calma, arriviamo prima al traguardo. Prima di cantare vittoria con gomma nuova. Stiamo andando fortissimi. Trazioniamo che sennò perdiamo tempo con la modalità sorpasso. 7 decimi sotto. Per un altro fucsia. Il problema è che se nel terzo settore non facciamo fucsia potrebbe essere un gran problema per la gara, dato che sono solo dritti. Tutta la batteria, freniamo verso i 70 metri, mettiamo la quarta marcia. 1, 2, oh, quasi voliamo. Ci avviciniamo all'ultima curva, proviamo a farla in pieno prima di GTA 6. Ci riesco. 1, 25, 4. Bravo, hai fatto un ottimo pull. Hai guidato davvero bene. Ma che tempo abbiamo fatto? 1.25.4 è bassissimo. No? 1, 2, 3, 4, 5. Pronti ad arrivare verso curva 1 e fare il collapinto simulator con un dive bomb allucinante. Se Verstappen dovesse provare a passarci, lo fa, glielo tiro il dive bomb. Glielo tiro dentro. Abbiamo bloccato la gomma, ma non è un problema. Sono io primo, mi dispiace, Max. Oggi detto io il regime. Non diciamo quale regime, che sennò ci bannano. Ma procediamo. Procediamo. Primi. Devo fare subito un vuoto. Immediatamente un vuoto. Però si vede che sul dritto sono veloci, eh. Si vede che sul dritto sono veloci. Devo volare. Devo fare due giri di qualifica all'inizio. Qui è il nostro forte. Qui è il nostro forte. E Verstappen comunque mi sta incollato. È incredibile. È incredibile quanto mi sta incollato il pasticcino alla crema. Max, go fucking away. E più aggiornamenti. Ok. Non so chi ha fatto, lo richiedo. Più aggiornamenti. D'accordo. Ok. Mamma mia, quanto è incollato. Già dal prossimo giro avrà DRS. Usiamo tutta la batteria qui. Prende, lui non la usa, ma la usa comunque. Oh, lungo. Non prendiamo track limits, che a Singapore sono importantissimi. Non prendiamo track limits. Da questo giro potrei giro più veloce, incredibile. Non perché sono partito prima. Ti è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di... Va bene. Shut up, ingegnere. Shut up, please. 8 decimi. Abbiamo la possibilità di passare, di mandarlo via probabilmente. 1-1. 9 decimi, cavolo. Teniamo. Usiamo tutta la batteria. Usiamo tutta la batteria. Leviamocelo. Facciamo il mini vuoto all'inizio. Meglio che proviamo ora a levarci un po' di batteria in più per dargli un po' più di spazio, piuttosto che tenerla a questa distanza e rischiare. Meglio così. 1-1. Molto veloce Schumi in quel di Singapore. Molto veloce Schumi in quel di Singapore. 1.29.4. Non è chissà cosa. Possiamo migliorarci. Benissimo, finora. Ora però l'unica cosa che dobbiamo fare prima di fare il giro veloce, potremmo provarci a farlo, potremmo provare a farlo anche con le gomme hard, è prendere e ricaricare la batteria per sicurezza. Vediamo che riusciamo a combinare, se riusciamo a scappare. Usiamo un po' di batteria qui in questo punto. Ok, forse non è
Non è la scelta giusta, dato che patiniamo tanto e il punto per trazionare è veramente poco. Vorrei cercare di gestire il più possibile il posteriore, ma devo anche arrivare a 3 secondi di distacco per difendermi da un undercut quasi sicuramente. Però non è che ci dobbiamo arrivare subito come ha fatto Norris. No, no, non voglio andare ora in box, ragazzi. Non voglio andare ora in box. E non so se riparare l'ala. Non so se riparare l'ala, ragazzi, mamma mia, quanto l'ho persa. Quanto ho perso. Mayday, non so se hanno il DRS. Ha DRS, Charles? Non lo vedo. Devo solo spingere. 1 e 2, stiamo un po' guadagnando. Non so come sia possibile... Oh mio Dio, sto per prendere il muro. Guadagnare il secondo settore con l'ala rotta, ma... Bro. Un attimo solo, fatemi un attimo non mettere pausa che mi ha preso un infarto. Non ho capito se stavo perdendo il muro. No, ma non è importante, c'è Leclerc che mi sta attaccando. Leclerc, no, non mi far andare lungo, non mi far sbagliare. Non mi far sbagliare, Charles. Ruota con Charles Verstappen. E ci abbiamo dietro anche Fernando Alonso. 266 titoli mondiali di Formula 1. Ruota, attenzione. Mi sta tanto venendo voglia di andare a boxare per vedere come hard. E soprattutto cambiare l'ala. Perché non riesco ad andare. Non riesco a massimizzare il mio risultato. Ho sbagliato, ma non ci dicono di ridare la posizione a Charles. Ma andiamo lunghissimi. Andiamo lunghissimi e ne perdiamo due. Fa attenzione al sottostante. Quest'ala ti fa sentire tanto. Quest'ala ti fa sentire tanto. E ora sarà un gran problema. Track limits. Box, non voglio rischiare. Box, non voglio rischiare. Mettilo sotto pressione. Sì, dopo. Non preoccuparti dell'obiettivo. Cambio ala anche. Concentriamoci su questo pit stop. Calma. Ok? Ti prego, rientriamo ultimi. Fuori. Ti prego, rientriamo ultimi. Ti scongiuro, passatemi tutti. Devo avere strada libera, bro. Da avere il grande raccordo anulare alle 4 di notte a Roma. E ora si spinge. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Ora si spinge tanto. Devo metterle prima in temperatura però. Cerchiamo di non distruggerle. Oh mio Dio, Zu. Sei una lumaca, frate. Se una lumaca devo passare ora. Però almeno mi dà il DRS. Mi fa perdere tempo questo. Questa macchina verde. Via. Dovrebbero rientrare ora. Vediamo se guadagniamo un minimo qualcosa. E soprattutto se boxeranno ora. Ok, bel sorpasso. Che questo qui è un altro punto interrogativo. Non è detto che boxano al giro 15, eh. Potrebbero tirare lunghi. Fucsia secondo settore. Sto riscontrando un po' di sottosterzo comunque. Nelle curve dove devo mettere tanto angolo volante sto sentendo molto sottosterzo. E stanno boxando. Attenzione, molti vanno in box. Stanno uscendo. I pasticcini qui davanti stanno uscendo. L'importante è che non abbiamo perso troppo e che loro perdano. Alla fine della gara saremo penalizzati. Sì. Non è giusto usare i replay. Cioè avete perfettamente ragione. Non mi posso dare torto. Vediamo dove escono i pasticcini. Ragazzi, ma abbiamo recuperato una marea di terreno sui due, sui tre. Da dove siamo dietro Alonso. Non è brutta, non è brutta la posizione. Non è assolutamente brutta la posizione, calma. Che Verstappen è qui davanti e perde tempo. Ricarichiamo la batteria. E poi useremo Hotlap. Mi stavo per infilare che ho visto Alonso molto lento. Dentro su due persone. Aggressivissimo Schumi. Andiamo a prendere Leclerc. Ma soprattutto dobbiamo prima passare Hülkenberg. Che ha tanta velocità.
Oh mio Dio, che abbiamo fatto con Hulkenberg? Volevo uscire. Volevo allargare per uscire più forte sul rettilineo. Solamente l'abbiamo passato durante la curva. Per quanto era lento. E guardate qui quanto dobbiamo frenare, perché ci sta Sergeant. Sergeant che tiene davanti, dietro Verstappen prima di GTA 6. Dovrai scontare dei secondi. Vabbè, me li tengo. A causa dell'ultimo incidente. Me li tengo. Dentro Charles. Ok, via libera. Oh, bandiera gialla. Bandiera gialla dietro. E c'è Sainz che è esploso. Esploso. No, non è esploso Sainz, che è esploso. Perez. Informazioni su Perez. Si sta ritirando dalla Godo. È morto Perez, ragazzi. Meno uno. Meno uno al suo ritiro. E questo non è il track limits. Giro veloce. Giro veloce di Sciumi. Siamo molto più veloci in questa fase ora. E guarda quanto siamo più forti con l'ala nuova. Guarda quanto siamo più forti. Prendiamo tutta la scia di Leclerc. Siamo più veloci sul dritto. Non mi sembra vero. Non mi sembra vero. Potremmo andare ad attaccare Verstappen, ma non lo farò. Voglio solo la posizione su Leclerc ora. Attenzione al track limit e siamo dentro. Riprendiamoci la seconda posizione. Buonissimo. Veramente, veramente, veramente molto buono. Mettiamo su no, che tanto non ci serve la batteria ora. Guarda quanto siamo incollati. Usciamo forti. Dobbiamo uscire forti. Lo tocchiamo, meno male non rompiamo l'ala. Siamo usciti fortissimi. Lunghi per la fottutissima area sporca che odio. Passiamoli immediatamente. Passiamoli immediatamente del nostro. Ed è nostro, a meno che non difende l'interno. Non lo difende, sa che non ha possibilità contro Sciumi. Prendiamo per ora una posizione virtualmente che ci porta alla vittoria. Ma non è detto. 2 e 4. Oh mio Dio, ho rotto l'ala. Oh mio Dio, ho rotto l'ala. Mi è partito totalmente. Totalmente verso sinistra la macchina. Totalmente. Non rotano dietro. No, sono dei pezzi di merda, ragazzi. Ci sta Leclerc che sta avendo un crollo di gomma allucinante e mi sta totalmente abbandonando il posteriore. Arriva la fine della frenata che mi parte e mi slitta da morire. Guadagnare un secondo con queste gomme peggiori delle loro sarà molto difficile in due giri. Sarà molto difficile. Guarda quanto freno forte, guarda quanto perdo qui. Ricordiamoci della rotta un minimo. Condizioni veicolo. Molto, molto, molto d'aiuto, ingegnere. Grazie mille. Dai, 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 dai. Go, Sciumi. Oh mio Dio, sono andato lungo, non dovevo. Qua è l'unico punto dove non dovevo andare. L'unico punto dove non dovevo andare, sto andando lunghissimo. Le gomme mi sono morte. Le gomme mi sono morte dietro. Mamma mia. Tostissima. Tostissima. Max, puoi spinnare per favore? Dannazione. Dannazione, ci abbiamo provato, ragazzi, almeno. Ci abbiamo provato almeno, ragazzi, cavolo. Oh, quattro decimi. Hai guidato molto bene. Quattro decimi. Dio. Purtroppo, ragazzi, ho sbagliato. Purtroppo, raga, purtroppo. Non avendo le traiettorie è molto complicato. Posso assicurare che i track limits sono ancora più difficili. Però con calma. Con calma, ragazzi. Non riusciamo a vincere questo mondiale. Ma il prossimo anno ci punteremo. Assolutamente. Qual è la prossima gara? Austin, sì, perché ci sarà Singapore e ora ci sta Austin, sì. Quindi bisogna andare di Austin, ragazzi. Allora, Intercooler non ci è riuscito, io ho un botto di risorse settimanali. E la prossima gara sarà ad Austin e siamo molto lontani. Veramente molto lontani da Max Verstappen, che possiamo dire che ha praticamente vinto il titolo.